Buongiorno, cioè ormai è pomeriggio, però io dico sempre buongiorno, voi lo sapete, io quando dico che è buongiorno in realtà è sera, quando dico buonasera in realtà è giorno, ma sì, oggi è il gran giorno. Cioè, oddio, non esageriamo. Però chi ha seguito un po' gli ultimi video, avevamo appunto la seduta per il mio tatuaggio e per finire il suo, perché lui doveva fare tutte quante le sfumature. E invece io facevo quel tatuaggio nell'interno del braccio che vi dicevo. Molte di voi hanno indovinato che cos'era. Vabbè, non era difficile, dai. C'è un tempo di merda, c'è un tempo di merda. Stamattina c'era un sole che spaccava le pietre. Ieri sera ha piovuto, oggi è grigio. Come le classifiche horror sto tempo? Ho smesso di chiedermi perché. Oggi mi sono arrivati anche dei pacchi, un pacco e la Japan Fun Box, che praticamente sono degli snack giapponesi. Io non lo apro, guardate, lo lascio ancora così perché lo voglio fare insieme a pacchi. È vero? Lo faremo insieme. Buongiorno! Buongiorno. Assaggeremo insieme queste cose assurde. Poi un'altra ragazza mi ha mandato queste due cose. Vabbè, una è una cosa con una scritta importante, vabbè, vi farò poi vedere, magari in un video di preferiti, perché sicuramente rientra nei miei preferiti questa. E anche questa, non so se riuscite a intravedere, una collanina con il libro di Harry Potter e il Calice di Fuoco, che è il primo libro di Harry Potter che ho comprato. Voi direte, Nadia, scusami, cioè, cosa fai? Inizi dal quarto. Quando io ho iniziato a leggere Harry Potter, era prima del boom di Harry Potter, cioè praticamente non lo conosceva nessuno. Mio padre mi comprò questo libro perché era un bestseller in Inghilterra e in Italia c'erano già i libri, però non erano ancora stravenduti o straconosciuti, parlo di anni fa. Quindi iniziò a comprarmi proprio il numero 4, che era il Calice di Fuoco. Poi ovviamente ho letto anche gli altri, sono andata a ritroso. Ma tu sei impazzito? Sentivo che eri dietro di me, però non che stavi così. Stavo portando il caffè. Grazie, perché io non l'ho preso, lo bevo e Mi andiamo, perché allontano. noi siamo. Dobbiamo andare che è Sì, è tardi, tardissimo. Sì, tardissimo. comunque avete capito la storia. Basta, basta. Pronto a soffrire di nuovo? Soffre, oggi sarà ancora più. A me ha detto che farà più male, quindi vabbè. Vabbè, comunque vedremo, mi farai Se sapere. vedi che piango, credo. Ecco la mia soluzione ai capelli che non stanno a posto. Il cappello, sempre, forever. Abbiamo sempre Sì, è vero, stranamente. Ma proprio puntuali, Sì, cioè. vedi, sono le 16:58, dobbiamo solo parcheggiare, è In 2 minuti, meraviglioso. ragà, devo parcheggiare, altrimenti Altrimenti. esce male il No, tatuaggio. facevate anche voi, cioè fate anche voi questi Cioè, questa giochetti ci fa stupidi avanti. mentali, del tipo se prendo con la pallina di carta il cestino, se prendo, insomma, se faccio Queste cose da canestro. ossessive Esatto, compulsive, diciamo. se faccio canestro vuol dire che andrà bene, che ne so, quella cosa. Da folli, vabbè. Mi sto iniziando leggermente a. Non so come dirlo, senza essere volgare. Ne ho già due, però sono anni che non faccio un tatuaggio. Non è che sia proprio un amante degli aghi. Diciamo che quando mia madre mi fa gli esami del sangue, perché mia madre lavora in ospedale, quindi me li fa lei. Io piango, non sto scherzando, io piango. Io sono terrorizzata dal fatto che qualcuno mi tiri fuori del sangue dalle Ce vene. l'abbiamo fatta, fai vedere, per un minuto non ce l'abbiamo fatta. Io non sto ancora capendo questo. Però Sei no, entrato di però io ho colpo. parcheggiato alle 17, Allora, spieghiamo che è riuscito a comprare i grattini per il parcheggio. E adesso sei tornato come una furia e hai detto che sono le 17:01, quindi siamo in ritardo di un minuto. Giusto per farvi capire la situazione, perché sei No, entrato, dovevo ho avuto un farcela infarto. Ok, va bene. entro le 17, quindi Please tell me I'm not who I once was. Our hearts are interlaced with all the better days, with all the falling stars and sun. I don't know if you wanna know the things that I once knew. I don't know if you want a second guess. I was playing an actor in a film that I outgrew. Trying not one, trying not to forget. Io ero fuori e due persone qui passano e dicono: Ma tu sei Naya? No, non so. Giorgia, Enrico. Giorgia, Enrico, e sono andata a salutarmi. Io sono contenta. Ciao. Ciao. Lui ha finito. Ora tocca a me, non voglio. Io voglio l'acqua, voglio anche un caffè. Voglio tutto. Che figo sto teschio. Muovi un po' il giro. Lo posso andare a prendere? Prendi un caffè? Sì. The film that I have grew, trying not one, trying not to forget. Perché se lo sfumiamo troppo. Sì.
siamo spostati dal tatuatore, dalla tatuatrice, fino in centro. Voglio venire a prendere un jeans che ho visto da Levi's in vetrina. Era un jeans troppo bello, lo guardavo da giorni, passavo di fronte alla vetrina e lo guardavo e facevo finta di non guardarlo, facevo così: no, non ti conosco, no, non ti conosco. Vita alta, non ha particolari strappi, lo posso mettere st'estate con qualche magliettino un pochino più corto. Intanto vi racconto, stasera cambio la fasciatura e ve lo faccio vedere per bene, perché così adesso è fasciato. Comunque è una saetta, la piccola saetta che vedete anche, non so, adesso nel video di lato, però non è gialla, non l'ho voluta colorata, ho voluto soltanto appunto il contorno di una piccola saetta che ovviamente contraddistingue il mio canale, no? E ci ho pensato tantissimo, ovviamente. Io sono anni che sono su YouTube e a prescindere da YouTube, proprio questo momento, cioè il momento di YouTube, la vita che condivido anche sul web, voi che mi seguite e tutto quanto il resto, contribuiscono a essere una parte importante della mia vita, no? Anche in futuro, quando non ci sarà più YouTube, fa parte della mia vita e ne farà per sempre parte, quindi insomma un simbolo importante per me. Vi ho spiegato il perché, diciamo, e poi ve lo faccio vedere. Sono passati vigili? Sì, si sono ancora loro, veramente. No, loro sono subito, sono venuti con lo sguardo a vedere se avevo il tagliandino del parcheggio. Ce l'ho il tagliandino pagato. Andiamo, basta. No. Ho fatto il danno. Tra l'altro, praticamente se vi portate un jeans vecchio, vi fanno il 30%, cioè non il 30%, vi fanno 30 euro di sconto sull'acquisto. Anche perché l'altro jeans non lo tengono loro, ma lo danno in beneficenza. Nel casino che avevo prima sono riuscita a mettere un po' di ordine per quanto riguarda trucchi, creme, cose di questo genere. Ve lo faccio vedere, faccio la mia makeup collection in un minuto. Questo beauty case, all'interno ci sono soltanto trucchi o cose che non uso tutti i giorni, che quindi potrebbero servirmi, però più in là, e comunque li tengo qui. Qui ho una specie di cassettiera che ormai, cioè non lo so, sta crollando su se stessa, ci sono, è però strapiena di creme, campioncini, cose di questo genere, li tengo tutti quanti qui. Poi qui praticamente ho un porta tazzine da caffè, in realtà vedete qui si infilavano i manici delle tazzine e in realtà lo uso come porta bracciali e funziona benissimo, cioè l'ho comprato dai cinesi per questo. Qui poi ho messo un contenitore con tutte quante le cose tipo per le sopracciglia, matite o cose varie, insomma soltanto per le sopracciglia, una spazzola, vabbè. Qui c'è la mia renna della Norvegia quando siamo stati a Oslo. In questo contenitore, in questa piccola vasca, invece ci sono quante le cose che diciamo uso tutti i giorni, cioè non tutte, però il blush, che ne so, l'illuminante o qualcosa che potrebbe servirmi per tutti i giorni, la terra, cose così. Qui ho tutti quanti i pennelli. Qui invece in questo contenitore ci sono tutti quanti i rossetti o matitoni, tutti quanti insieme. Qui ho gli smalti che invece uso di più, gli altri ce l'ho dentro nella cassettiera. Comunque qui ho tutti gli smalti che uso di più. E vabbè, qui c'è una scatolina, ci metto un po' di tutto, il profumo, vabbè, altre cose, le mascherine per la notte. E poi qui, vabbè, ho tutta quanta una cassettiera con, ad esempio, nel primo c'è, qui dentro ci sono tutte quante i matitoni e le matite, o comunque l'eyeliner insomma per gli occhi. Dietro ho tutti quanti i primer occhi e i mascara. E poi qui invece ho tutti quanti gli ombretti in crema o comunque singoli. E qui dietro invece, non so se si vedono, dovrei aprire di più, ci sono tutte quante palettine, insomma, qui dietro. E questo è, stop, ho finito, makeup collection in un minuto. Signora, signorona, cioè io devo andare io da... Certo, è una signora, una principessa, e se ne va, perché tu... Trudy. Pipe è pronto, perché Pipe è molto più amichevole, dai. No, perché Pipe, in pratica abbiamo... Racconta la storia di Pipe. Pipe, beh, così sembri, stato... aspetta, santo, perché c'è la luce. Okay. Pipe è stato il primo animaletto, uh-huh, dopo Nadia della casa. È stato amichevole dal primo... Sì, perché comunque era solo con noi che si rapportava, poi è arrivata la signora e poi è arrivato un cane. Sì, bevito. Tutte per te, le telecamere, tutte per te. Che faccia! Non so se riuscite a intravedere delle orecchie di cane nell'oscurità. Anushanu? Quello sarà... Eccola, aiuto! Quello sarà uno dei miei tatuaggi. La faccia... Lui vuole tatuarsi, sì, proprio il volto di Anushanu. Io mi tatuerò il volto di Anushanu. È vero. Eccolo qui. Questo è internamente. Adesso l'ho appena lavato. C'è ancora un po' di nero intorno, però, ovviamente, perché...
l'ho appena fatto, è un po' rosso ancora ovviamente, sono un po' storta per farvelo vedere, però eccolo qui. Io l'ho fatto mettere qui così se metto anche un bracciale comunque si intravede. Io sono nel mio bagno. Manca il bacio del papi, altrimenti vogliamo il tuo bacio, se no non posso chiudere questo video. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao, ciao.